da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette Mercogliano Avellino. A 17 anni già può vantare la pubblicazione delle sue poesie in due diverse raccolte, l'ultima delle quali, Costellazioni di emozioni, a lei completamente dedicata dalla casa editrice Aletti a seguito di un concorso nazionale. Ma c'è di più. Imperatrice Bruno, studentessa del liceo classico parzanese di Ariano, è riuscita a convogliare l'interesse di due comunità, quella di Grottaminarda e quella di Sturno, dove risiedono le sue origini, per la presentazione del suo volume. È riuscita, con il suo carisma ed il suo talento, evidenti sin da bambina, a gremire la sala consiliare di Grottaminarda per un argomento considerato dai più effimero e di nicchia, qual è appunto la poesia. La poesia di una giovane di 17 anni che ha il coraggio di esporsi con un modo espressivo molto maturo, molto, potrebbe essere anche addirittura presuntuoso sembrare, e che regala al proprio paese, alla propria famiglia, esponendosi poesie così belle e così intime, è veramente un'occasione. Imperatrice, spieghiamo innanzitutto perché Costellazioni di emozioni. Attraverso l'inchiostro su carta, attraverso la metrica, la grammatica, le mie emozioni che stagnano in uno stato di caos all'interno del mio animo riescono a trovare una logica, un ordine, un cosmo, così come le stelle che possono sembrare disparate, posizionate casualmente sull'immensità del cielo, all'interno del proprio caos trovano un cosmo, un ordine, che è quello della costellazione. Veramente originalità, ma nello stesso tempo conoscenza e cultura. Mi ha colpito le emozioni descritte, ma anche la lingua e soprattutto anche quelle poesie in inglese come Tears, Theorems ed altre che ho pensato non sono tradotte dall'italiano all'inglese o dall'inglese all'italiano, sono scritte autenticamente pensate nella lingua in cui le ha scritte. La nostra giovanissima imperatrice ha avuto il coraggio, l'abilità, anche a volte l'improntitudine di cimentarsi attraverso un concorso nazionale, ha sfidato e ha vinto, ma soprattutto questa serata l'abbiamo dedicata a lei, alla sua profonda, smisurata interiorità. La nascita di un poeta in una comunità è un grande dono di Dio, è come una visita che il Signore fa con la sua bellezza, la sua cosa, e dà una speranza a questo popolo, cioè di uscire sempre dai piccoli interessi, le miserie private, i calcoli eccetera. Quindi la poesia ci porta alla libertà. Il ricavato dalla vendita di questo volume di poesie sarà devoluto a CREABA, un'associazione che si occupa di bambini autistici. Sì, l'associazione CREABA si occupa da 2 anni, quasi 3, sul territorio di autismo ed analisi applicata del comportamento. Quindi quello che facciamo è interventi in analisi applicata del comportamento. Seguiamo bambini dai 2 anni ai 15 anni e oltre a questo ci occupiamo soprattutto di eventi di sensibilizzazione e di formazione per insegnanti e di genitori. È un'emozione vedere la propria figlia che pubblica un libro di poesie. Per me è un dono che mi ha fatto il Signore e spero che questo suo talento possa essere di aiuto a tante persone.